Tempio ossario chiuso, la testimonianza di chi era presente all'inaugurazione nel 1934. È ufficiale, il Monte Grappa è da ora la 20ª riserva della biosfera italiana MAB UNESCO. Ancora bassi i dati di flusso di traffico, mentre per il completamento si dovrà attendere il 2023. Modifica del regolamento dei consigli di quartiere, per le opposizioni il rischio è di limitare la democrazia. Maxi finanziamento del comune per sistemare il territorio colpito dal maltempo degli ultimi anni. A Possagno al via i lavori di sistemazione delle primarie, sarà garantito il normale corso delle elezioni. Cartigliano rende omaggio al professor Renato Cevese per un busto di bronzo in Villa Morosini Cappello. 9 parti in 12 ore di servizio all'ospedale di Cittadella, se non è un record, poco ci manca. Benvenuti a questa nostra diretta di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. Subito in apertura di telegiornale parliamo del Tempio Ossario, il monumento chiuso da tempo. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di chi era presente all'inaugurazione nel 1934, una vita di ricordi e adesso anche di speranze che il Tempio Ossario possa riaprire. Il 13 maggio 1934 è un giorno che Carla De Zen Mattarucco non ha dimenticato, non può dimenticare. Quel giorno lei, una bambina delle elementari, partecipò all'inaugurazione del Tempio Ossario e cantò la prima messa al suo interno. Ricordo che siamo andati con la classe in fila perché abbiamo cantato la prima messa che hanno fatto dentro. Le scuole inferiori, nei due altari laterali della chiesa, abbiamo cantato la prima messa di apertura. Vita vissuta, emozioni forti, che tuttavia rischiano di restare solo ricordi, perché da troppo tempo le porte del monumento che custodisce una pagina importante e drammatica della memoria storica di Bassano sono chiuse. Per me è una vergogna tenerlo chiuso. Mi dispiace immensamente questa cosa, che dovrebbero aprirlo, anche perché io ho famiglia un po', cognati eccetera, che gente che vorrebbe andare a vedere, che viene a Bassano, parenti, amici, conoscenti della mia famiglia, e trovare l'ossario chiuso era una cosa importante, andarlo a visitare. Quelle porte chiuse sono un'ingiustizia morale per chi vuole rendere omaggio alle oltre 5.000 salme che riposano all'interno del tempio, o semplicemente per chi vuole rivedere un luogo speciale, un luogo del cuore. Mia sorella maggiore si è sposata al Tempio Ossario, ha sposato un capitano degli alpini che aveva conosciuto, perché qua a Bassano c'era la scuola degli allievi ufficiali. Il regalo più bello per la signora Carla, prossima a festeggiare i 98 anni, è uno e uno solo. Se un giorno il mio compleanno mi facessero entrare in ossario, io sarei più che felice. Un desiderio che farebbe felice non solo lei, ma tutti. Il Monte Grappa è riserva UNESCO e Zaia dice è un gioiello nello scrigno del Veneto. If there's none, then the site is approved. Dopo 2 anni di negoziato, il Consiglio dell'UNESCO ha iscritto il territorio del Monte Grappa nella lista delle riserve di biosfera MAB UNESCO. Il Monte Grappa è da ora la 20ª riserva della biosfera italiana. Dopo le Dolomiti e le colline del Prosecco è arrivato anche questo importante traguardo, in grado di dare un'enorme visibilità internazionale. È una grande opportunità per tutto il territorio, non solo per il riconoscimento di ciò che si fa qui in termini anche di prodotti enogastronomici, ma soprattutto a livello turistico è una grande opportunità, quindi dobbiamo prepararci a far crescere quella che è la cultura dell'accoglienza in questo territorio, prendere coscienza come cittadini di dove viviamo. Un traguardo giunto con un voto unanime, vista l'assoluta qualità e unicità del Monte Grappa, laboratorio di idee concrete e innovative in settori cruciali quali l'economia circolare e la mobilità sostenibile, in piena coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un'opportunità senza precedenti.
Sì, per il grappa sicuramente, il grappa negli anni ha pagato appunto la difficoltà di fare una programmazione unitaria tra i tre versanti, perché appunto appartenente a tre province, a vari comuni che facevano fatica a trovare linee comuni di programmazione per ovvi motivi. Oggi invece abbiamo sottoscritto con il sangue questo impegno per il futuro, dove tutto il territorio si impegna a fare una programmazione, una pianificazione condivisa. Per i valutatori la nuova riserva MAB del Monte Grappa rappresenta un ponte biologico tra la pianura padana e l'arco alpino sudorientale. Diventare parte della rete delle riserve della biosfera darà delle opportunità di integrarsi in una rete di eccellenze, di territori di eccellenza, le cui comunità hanno accolto la sfida dello sviluppo sostenibile. Il Veneto è uno scrigno che passo dopo passo sta ricevendo il giusto riconoscimento, è stato il commento soddisfatto del presidente del Veneto Luca Zaia. Un risultato storico che i 25 comuni di tre province hanno accolto con grande favore. A tutti i 25 comuni del Massiccio del Grappa che lavorano insieme per valorizzare questo territorio, questo patrimonio, questo grande patrimonio dal punto di vista naturalistico, storico, e dove cultura e soprattutto tradizioni e capacità anche imprenditoriali possono trovare sviluppo. Avremo poi una serie di opportunità per aumentare il benessere di tutti, garantendo al tempo stesso la qualità ambientale, il progresso economico e anche l'equità sociale. Un'opportunità che condivideremo con i nostri cittadini per far capire il valore di essere all'interno di un circuito che ha valenza mondiale. Parliamo ora della superstrada Pedemontana Veneta, perché sono ancora bassi i dati di flusso di traffico, mentre per il completamento si dovrà attendere il 2023. Superstrada Pedemontana Veneta. I cantieri vanno avanti, ma per la consegna dell'infrastruttura completata con i suoi 94 chilometri da Montecchio Maggiore a Spresiano e innesti nella A4 e nella A27 si dovrà attendere il 2023. Dovremmo aspettare marzo 2023, però fino a marzo 2023 avremo degli step con delle nuove aperture, quindi andremo ad acquisire altri pezzi di infrastruttura. Il vero punto debole della Pedemontana è il costo dei pedaggi, ben superiori a quelli della A4 Milano-Venezia e della A13 Padova-Bologna. Certo, l'apertura del tratto Bassano-Montebelluna ha incrementato il traffico, portandolo a 17.000 passaggi al giorno, ma il punto di equilibrio non è ancora raggiunto. La media, diciamo, degli accessi si girava intorno ai 17.000-18.000 veicoli, sicuramente un dato confortante, però dobbiamo sempre ricordare che è una parte di segmento dell'intera infrastruttura e che il dato definitivo ce l'avremo solo quando la Pedemontana sarà completamente realizzata e collegata alla A27 e alla A4. E per incrementare i flussi di traffico la regione ha in programma alcuni interventi. Dobbiamo migliorare la cartellonistica che indica sostanzialmente l'accessibilità all'infrastruttura, perché ci sono arrivate varie segnalazioni di utenti che la vogliono prendere però sono in difficoltà e la struttura di progetto con l'ingegner Pellegrini sta già lavorando su questo fronte. Poi abbiamo, ovviamente, stiamo facendo tutte le gli approfondimenti e le valutazioni sulla possibilità, una volta che sarà aperta completamente, di poter applicare degli sconti per abbonamenti e soprattutto per i pendolari. Parliamo ora della questione della modifica del regolamento dei consigli di quartiere. Il referente dei quartieri Mauro Torresan spiega la necessità di ultimare i lavori bloccati dal Covid. Per le opposizioni però c'è chi ne sta approfittando. È già polemica sulla richiesta di modifica al regolamento dei consigli di quartiere avanzata dalla maggioranza dei comitati per prorogare di almeno 12 mesi la carica in corso. Una richiesta che è passata in commissione consiliare e ora deve essere discussa nel prossimo consiglio comunale. A marzo abbiamo cominciato a sollecitare l'amministrazione sul fatto che a ottobre appunto c'era la scadenza dei tre anni, del triennio dei comitati di quartiere, e quindi abbiamo chiesto, a fronte della pandemia e del fatto che per quasi 9 mesi o quasi 12 non eravamo riusciti a trovarci, di poter valutare il rinvio delle elezioni di ottobre 2021
per un periodo da definire. Bene, da un lato perché per molti si tratta davvero di senso di responsabilità nei confronti di chi li ha eletti come rappresentanti del proprio quartiere. Per molti, ma non per tutti, come hanno sottolineato le opposizioni. Bisogna capire quanto questa è una reale motivazione, quanto invece ci sia dietro la strumentalizzazione di qualche presidente di quartiere che al limite dei due mandati decide di star lì un altro anno in più, insomma. Il timore, dice Campagnolo, è che venga meno in questa maniera il principio di democrazia e che a dettare le regole sia l'amministrazione Pavan, quando i quartieri devono essere super partes. Se dovesse passare questa impostazione per cui si modifica un regolamento che il Consiglio Comunale si è dato, introducendo un principio di maggioranza nella gestione delle date delle elezioni, vuol dire che la maggioranza ha il potere di decidere quando si vota, quindi si incide in maniera importante su un principio democratico che, ricordo, a Bassano è sempre stato approvato all'unanimità. Di una cosa è certo invece Mauro Torresan: noi lavoriamo per il bene della città, per il bene dei cittadini e degli abitanti dei quartieri a livello politico, se la vedono tra loro in Consiglio Comunale. Ed è attiva da oggi, con l'ingresso dei primi pazienti, l'unità riabilitativa territoriale del distretto 1 all'ex ospedale di Marostica, dove sono già collocati i 28 letti dell'ospedale di comunità. Sono previsti 20 posti letto destinati ai pazienti dimessi dall'ospedale clinicamente stabilizzati, ma che presentano comunque ancora delle problematiche sanitarie e riabilitative risolvibili con un ricovero temporaneo. Ed ora parliamo di un volo di 15 metri per un parapendista ferito, è stato portato all'ospedale. Un parapendista tedesco di 57 anni è precipitato a terra da un'altezza di 15 metri riportando un trauma agli arti inferiori e alla schiena. L'uomo stava tentando l'atterraggio in Valle Santa Felicita quando la sua vela si è chiusa a causa probabilmente di una corrente d'aria. Sul posto i sanitari del SUEM 118 di Crespano che lo hanno raggiunto, stabilizzato e portato in pronto soccorso a Castelfranco Veneto per ulteriori accertamenti. Un malore alla guida, un 23enne finisce con l'auto sulla rampa di un parcheggio interrato. Paura in mattinata in via Marconi ad Asolo, dove una 23enne di Riese ha perso il controllo del mezzo che guidava a causa di un malore. Il veicolo è finito sulla rampa di un parcheggio interrato. La giovane è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno poi avvertito i vigili del fuoco intervenuti da Montebelluna e il 118 del SUEM di Pieve del Grappa, che ha portato la 23enne al pronto soccorso di Castelfranco Veneto in stato confusionale. Maxi finanziamento del comune di Marostica per sistemare il territorio duramente colpito dal maltempo negli ultimi anni. Saranno 6 gli interventi nelle varie frazioni. Il comune di Marostica mette mano al portafoglio e spende 288.000 euro per sistemare i danni provocati da 6 frane. Nel dettaglio sono 110.000 euro destinati a via Collalto, via Erta, via Caribollo per opere di messa in sicurezza del ciglio stradale con la scarpata che si sta spostando verso valle a causa delle piogge. Le opere di consolidamento garantiranno anche più sicurezza ai cittadini e sono completate da un'importante opera di pulizia e di ripristino della rete di scarico. È un territorio, sicuramente come anche quello dei comuni limitrofi, molto fragile e che ha bisogno di continue manutenzioni. Devo dire che il programma di manutenzioni ordinarie e straordinarie messo diciamo a pieno regime a settembre dello scorso anno sta dando ottimi risultati. 178.000 euro poi per sistemare 3 frane in località Miglioretti e Costa Curta causate dalle piogge eccezionali di agosto 2020. In via Costa Curta c'è uno scivolamento del terreno, in via Miglioretti invece sono 2 i dissesti presenti che si arginieranno con dei pali ancorati al pendio in un tratto molto lungo di oltre 30 metri. Circa verso la fine di settembre partirà sempre con la squadra operai, come l'anno scorso, la pulizia di tutte le caditoie e sui metri sono già partite la pulizia ordinaria di tutti quanti i tombini nel tratto di fondovalle. In programma ci sono anche altre opere di prevenzione del dissesto idrogeologico da realizzare in collaborazione tra il comune di Marostica e il consorzio di bonifica Brenta. L'obiettivo è sistemare il territorio, renderlo attrattivo e rilanciare il turismo. A Possagno, al via i lavori di ampliamento e sistemazione delle primarie, sarà comunque garantito il normale corso delle elezioni.
Obiettivo sicurezza, continuano le opere di riqualificazione e sistemazione della primaria di Possagno, permettendo contestualmente ad alunni e alunne di seguire regolarmente le lezioni. Il progetto ha previsto per questo momento la sistemazione dell'ala est dell'edificio. Abbiamo già finanziato e affidato i lavori per la sistemazione anche dell'ala sud, che attualmente è chiusa e che servirà per completare l'opera di integrazione della scuola elementare, fornendo nuove aule che poi verranno utilizzate per l'accesso ai ragazzi del comune di Cavaso e Possagno, che nel progetto che abbiamo in mente con le due comunità è quello di mettere insieme un unico complesso qualificato. Nello specifico a Possagno verranno accorpate anche le primarie di Cavaso, mentre a Cavaso verranno trasferite le medie di Possagno. Questo ci permette da una parte di sopperire a quella che è la crisi demografica dei piccoli paesi, quindi avremo una struttura adeguata con classi, non dico numerose perché le classi sono sempre giuste, però con una possibilità di stabilità nel tempo delle classi e quindi anche con un servizio di insegnanti assolutamente qualificato. Come tempi di completamento delle opere? L'ala sud, che è quella che adesso dovrà essere sistemata, è già stata affidata, quindi i lavori sono già definitivi ed affidati e dovrebbero cominciare entro il mese di ottobre. Si prevede un tempo di realizzazione di 18-24 mesi. Parliamo ora di un libro con straordinarie foto in bianco e nero che catturano oltre 40 artisti del bassanese. È opera del fotografo Bassiano Zonta. Scatti, attimi, espressioni catturate in bianco e nero ma capaci di raccontare un mondo di sfumature a colori. Artisti 1 è un libro, anzi no, non solo, è un album che a sua volta è una mostra, un tuffo nella storia dell'arte che raccoglie una quarantina di foto realizzate da Bassiano Zonta. Il libro Artisti 1 di Bassiano Zonta rappresenta il primo volume della casa editrice Manuzio, che è volto a valorizzare il patrimonio artistico del Veneto. Un patrimonio rappresentato dagli artisti di Bassano e dei dintorni che tanta bellezza hanno portato al mondo e in giro per il mondo. Il tutto catturato dall'obiettivo di Bassiano Zonta e della sua maestria. È una passione che risale ancora al 1950, perché tengo come una reliquia la prima stampetta che ho fatto a contatto nel 1950. Nel libro, oltre alle foto, c'è anche un racconto inedito dello scrittore Alessandro Zaltron, dedicato proprio al fotografo bassanese. La cosa che mi ha colpito di più di Bassiano Zonta è la sua passione. È un termine che è abusato, ne usano tutti in maniera eccessiva, ma in questo caso è appropriato. Nel senso che tutta la sua vita è stata caratterizzata dall'ossessione di fare foto in bianco e nero, fin da quando era bambino. Artisti 1 è anche un'esposizione che fino al 1 novembre è visitabile al Castello degli Ezzellini di Bassano. La peculiarità e la forza della nostra mostra è perché noi abbiamo raccolto solo artisti del territorio e questo ti ha fatto diventare un brand da quel punto di vista. E Cartigliano rende omaggio al professor Renato Cevese con un busto in bronzo in Villa Morosini Cappello. Il professor Renato Cevese è stato molto più di uno storico dell'arte. Il comune di Cartigliano ha voluto omaggiare quello che è stato definito un paladino della bellezza e della cultura con un busto in bronzo realizzato dall'artista Severino Morlin. Un modo per ricordare Renato Cevese in un luogo a lui caro, Villa Morosini Cappello, proprio dove gli furono consegnate simbolicamente le chiavi della città. Alla cerimonia di inaugurazione dell'opera erano presenti anche i familiari del professore. Credo che questa bella iniziativa del sindaco di Cartigliano denunci e manifesti un concetto molto importante, non scontato, che se praticato e diffuso da molti renderebbe il mondo stesso migliore, cioè l'idea della gratitudine. È una giornata importantissima per il nostro paese e finalmente il professor Renato Cevese sarà accanto alla Villa Morosini Cappello che amava così tanto. Oggi con i familiari è il giorno che desideravo da tempo. Il sindaco attuale è stato molto bravo, ha realizzato quello che noi non abbiamo avuto il tempo e lo spazio. E c'è stato un compleanno speciale a Rossano Veneto. Un giorno speciale, un giorno di felicità, come canta Bruna Ravana,
che festeggia 100 anni. Vivere, vivere, finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere più oggi, oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La comunità di Rossano Veneto e l'amministrazione comunale hanno abbracciato idealmente la neocentenaria, sempre attiva e presente in famiglia e nella vita economica del paese. Madre di Claudio, Nadia e Nadir, è guarita dal Covid e felice di festeggiare con i suoi nipoti e pronipoti. Auguri, Bruna. Vediamo ora altre notizie dal territorio. Marostica. Il Consiglio Comunale si riunirà in videoconferenza il 16 settembre alle 19.30. Sarà possibile assistere alla seduta in diretta streaming. Cassola, Election Day. Domenica 19 verranno rinnovati i consigli direttivi dei quartieri. I seggi saranno aperti dalle 8.30 alle 20. San Giorgio in Bosco. Veneto Lavoro, ogni settimana uscirà una lista aggiornata delle offerte di lavoro. Tutte le informazioni sul sito del Comune. Romano De Zelino. Domenica si è svolta la cerimonia di consegna del premio Zelino, premiata la mensa di solidarietà per il lavoro svolto e per l'aiuto dato nonostante le difficoltà. Rosà. Riparte l'Università della Rosa, si comincia il 13 ottobre alle 9.30 al Teatro Montegrappa. I posti sono limitati. Bassano del Grappa. Sul sito sono usciti i nomi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per il posto di istruttore direttivo informativo. Borso del Grappa. Alto Trevigiano Servizi ha avviato le procedure per l'individuazione di un impiegato addetto allo sportello fisico. Le candidature verranno consegnate all'ufficio protocollo o inviate tramite mail. Rossano Veneto. La Giunta Comunale ha approvato lo schema di convenzione con l'Istituto Einaudi di Bassano del Grappa per l'attività di alternanza scuola-lavoro dal 27 settembre all'8 ottobre. E l'Alta Padovana ci porta una buona notizia. Parliamo di un numero eccezionale di parti all'ospedale di Cittadella. 9 parti in 12 ore di servizio. Se non è un record, poco ci manca. È quello che è successo nel punto nascita dell'ospedale di Cittadella. 5 i maschi e 4 le femmine. Le nascite concentrate in un tempo così ridotto. Per aiutare le mamme a partorire nel migliore dei modi, sono stati anche ampliati gli spazi ordinari, convertendo alcune sale operatorie in sale parto. E la puntata di questa sera di Sport in Casa alle 20 sarà dedicata all'Arzignano Valchiampo con uno special sulla presentazione di tutte le squadre giallo-celesti. 21.15 diretta con Focus, parliamo degli ospiti che sono Marcello Obano, Marco Beghetto, Salvatore Feletti, Andrea Ferrazzi, Alberto Montagnier, Antonino Pipitone, Antonella Tocchetto e Claudio Ventorelli. In chiusura di telegiornale vi ricordo come sempre di vedere le previsioni del tempo di domani. Non ci sono altre notizie per questa sera, ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una buona serata, arrivederci.